legame con San Colombano, non tanto il territorio, non solo il territorio, ma anche l'Europa, in particolar modo la sua terra d'origine, cioè l'Irlanda, perché l'Irlanda chiaramente è un paese molto bello, molto interessante, con una storia straordinaria di cui però tutto sommato, se ci pensiamo, si parla anche abbastanza poco. Viene visto un po' come un paese periferico, no? Un po' lontano, molto affascinante, ma di cui poi l'Inghilterra un po' a volte, no? Sì, esatto, un po' forse fagocitato, no? Dall'idea che invece in realtà tu parli con un irlandese, gli parli di Inghilterra, chiaramente gli vengono i sorci verdi. Verdi non a caso. Però chiaramente l'Irlanda è qui un paese che, voglio dire, è tra virgolette giovane, nel senso che per come lo vediamo noi all'interno di un concetto di Europa che è sempre stata fatta a livello di storia dalla Francia, dalla Germania, anche dall'Inghilterra, certo, dall'Italia, ma soprattutto dalla parte, diciamo, centrale, ecco, dell'Europa, quindi dal continente. E in realtà io sono tanti anni che mi occupo, sono più di 20 anni ormai, che mi occupo anche di storia irlandese, e di storia irlandese non tanto contemporanea o, diciamo, degli ultimi secoli, ma di quella delle origini, di quella più antica, quindi della protostoria dell'Irlanda, quindi quando, diciamo, l'Irlanda esce, ecco, inizia con le sue manifestazioni culturali che sono straordinarie e importanti, e poi chiaramente il periodo medievale, perché io mi occupo soprattutto di medioevo, tardo antico e alto medioevo, e quindi chiaramente quello è il momento in cui l'Irlanda veramente, oltre ad essere una grande storia in sé per sé, dare una grande storia in sé per sé, dà anche un enorme contributo, spesso e volentieri sottovalutato, alla storia d'Europa e alla cultura d'Europa, cose di cui si parla poco. Per cui, insomma, l'idea oggi era di parlare di San Colombano in quanto irlandese e anche in quanto chiaramente poi rappresentante chiaramente della cultura del territorio. È arrivato qua, si è stabilito qua, ha fondato dei monasteri qua, in particolare quello di Bobbio, e quindi ha come dire, informato, nel senso di creato a sua immagine e somiglianza una parte del territorio lombardo, le propaggini e anche ovviamente negli Appennini fino a Bobbio. Ma è stato anche e soprattutto un irlandese, quindi con tutto il portato culturale che questo significa. Intanto raccontaci un po' di cosa ti occupi a livello proprio anche di ricerca storica, e come magari può inserirsi poi lo studio di un personaggio come San Colombano all'interno soprattutto poi dei tuoi studi sull'Irlanda, che non sapevo. Sì, sono una dei filoni, diciamo, delle cose di cui mi occupo. Io nasco come medievista, sono laureata alla Statale Milano con una tesi di storia medievale di ricerca, e da allora poi mi sono sempre occupata di medioevo, ho scritto diversi libri, ormai sono quasi una trentina, molti dei quali sono stati tradotti anche all'estero, e la mia attività è quella di storica e divulgatrice, e lavoro, mi occupo, insomma, di fare questo tipo di rapporto, anche di incontro con il pubblico, per cercare di portare la storia, ma sono tanti anni oramai, al di fuori di quelli che sono gli ambiti strettamente accademici o di ricerca, perché è chiaro che poi ci si parla addosso, no? Si finisce sempre per raccontarsela tra di noi, mentre invece il bello è riuscire a coinvolgere anche un pubblico al di fuori, per cercare di far capire l'importanza della storia nel nostro impatto quotidiano, qualcosa che magari non è immediatamente percepibile, ma invece è assolutamente fondamentale. E quindi diciamo che in questi anni, io sono anche una giornalista, quindi scrivo su diverse riviste, su giornali eccetera, sempre di questi temi, riviste di carattere settoriale come Archeo, Medioevo, insomma, quindi riviste di questo genere, mi occupo prevalentemente di Medioevo, ma non solo, e di archeologia. Quindi sostanzialmente faccio questo lavoro anche attraverso conferenze, convegni, incontri come quello di questa sera e cose di questo genere. Partendo dal Medioevo, chiaramente il Medioevo è un contenitore che vuol dire tutto e vuol dire nulla, perché è una categoria artefatta, come sappiamo il Medioevo, come anche dice Buon Barbero e come dice anche Massimo Montanari e tanti altri studiosi, in realtà, se vogliamo, non esiste, perché è una creazione a tavolino di qualcuno che è venuto dopo, che ha deciso che quello che stava tra i grandi fasti dell'antichità di Roma e quello che era poi il Rinascimento, il periodo del 400, del 500 e poi l'età moderna, dovesse essere catalogato in qualche modo, un né carne né pesce tra i grandi fasti del prima e del dopo, che viene chiamato appunto età di mezzo o medioevo, no? Con tutto il portato poi anche negativo, no?
Quindi partendo da lì, il racconto poi di questa vicenda, diciamo, del Medioevo, che ho fatto attraverso diversi libri, molti incontri, anche trasmissioni su YouTube, da altre parti, insomma, molta attività in questo senso, è stato anche quello di mostrare come in realtà il Medioevo sia spesso e volentieri vittima di calunnia e di una misunderstanding generalizzato, cioè una demonizzazione anche. In realtà, certo, non possiamo paragonarlo a oggi perché è sbagliato, però chiaramente non fu neanche quell'epoca oscura di cui tutti normalmente sentiamo parlare. A volte si parla di Medioevo anche in maniera, più delle volte direi, negativa, a sproposito, come appunto il periodo in cui tutti i mali possibili e immaginabili si sono sviluppati, il periodo dell'arretratezza, il periodo della preponderanza, della superstizione, no? Di tutte queste cose, le streghe, in realtà sono tutte cose che col Medioevo hanno poco a che fare. Il Medioevo è l'epoca delle cattedrali, quindi direi che forse solo questo basta per mostrarci come in realtà c'è anche molta luce nel Medioevo, altro che oscuro. Ha avuto anche degli avanzamenti culturali, certo, che si ignorano, scoperte che sono state fatte nel Medioevo, oggetti che noi oggi utilizziamo, che sono stati inventati, creati, concepiti nel Medioevo. Anche la medicina, di cui si parla spesso e volentieri, si pensa che nel Medioevo non ci si curasse o si fosse tutti sporchi e non ci si lavasse mai, tutte stupidaggini, perché in realtà le cose stanno diversamente e lo abbiamo scritto, lo scriviamo quotidianamente. Quindi insomma, dal racconto di questa altra storia, tra virgolette altra, poi è chiaro, si passa a dettagliare magari dei quadri che sono più o meno interessanti, anche in base a quelli che possono essere i miei interessi personali nella fattispecie. Quindi io mi sono occupata in particolar modo di alto medioevo, quindi del periodo, diciamo, dal tardo antico, dall'età degli ultimi secoli di esistenza dell'impero romano, fino al grosso modo nono, decimo secolo, quindi più o meno, diciamo, tirandola fino al 1000, per intenderci, con un focus soprattutto sul periodo longobardo. E poi gioco forza, altro dei miei interessi è sempre stato il mondo celtico, il mondo dell'età del ferro, un po' perché da milanese e da lombarda ero curiosa nei confronti anche di questo retaggio della civiltà di Gola Secca, di tutto quello che aveva costituito l'inizio di questa grande storia anche da noi, e recentemente, se vogliamo, negli anni 70 riscoperta come tale, ma a lungo dimenticata. E poi chiaramente il celtismo richiama un po' la sfaccettatura anche di questo celtismo così come è distribuito intorno all'Europa. Quindi noi siamo abituati spesso a pensare al Celti come ai Galli, per esempio, no? Che è quasi un'india di un binomio. In realtà Celti sono stati un po' da tutte le parti in Europa, è stata la prima grande cultura, diciamo, globale, ecco, in Europa nell'età del ferro. Una di queste culture era appunto l'Irlanda, faceva parte l'Irlanda, con il suo retaggio straordinario di miti, con la differenza che mentre tutto il resto, e qui entriamo poi anche sul discorso di San Colombano, sul retaggio culturale di San Colombano, tutto quello che era il mondo celtico, diciamo, del continente è stato via via assorbito dai romani nel momento in cui c'è stata la conquista di queste zone, dalla Francia, pensiamo, del centro Europa, della stessa Italia, l'Italia del nord, parte della Spagna, l'est, le province appunto romane poi dell'est, fino addirittura al nord della Turchia. Tutta questa parte, diciamo, di celticità è stata assorbita dai romani, da Roma, dalla cultura di Roma, mentre invece l'Irlanda, che era isolata, verde e fuori, diciamo, dai contesti, in realtà fuori non era, perché era ben collegata con il resto del continente per motivi di carattere commerciale, però non ha conosciuto la conquista romana, è rimasta un po' fuori da questi giochi e quindi ha mantenuto la sua identità celtica molto più a lungo. Quindi quelle erano le sue caratteristiche, poi rispetto invece a quella che poteva essere l'Italia di quell'epoca dopo la romanizzazione. Sì, appunto, una cosa fondamentale è proprio questa, cioè che se nel continente, diciamo, la cultura celtica è pian piano stata contaminata, si dice acculturazione, un termine tecnico che vuol dire che si passa da una cultura ad un'altra sostanzialmente attraverso quella dominante, quindi in questo caso quella romana. Quindi la cultura celtica sul continente è pian piano trascolorata ed è finita a creare un qualche cosa di diverso, che era appunto l'unione delle due sul continente. Invece in Irlanda, dove le armate romane, la conquista romana non c'è arrivata, ma c'erano solo contatti di carattere commerciale,
questa identità è rimasta radicata molto più a lungo e perdurata per buona parte del Medioevo, fino al Medioevo, per secoli. E quindi sviluppando chiaramente anche caratteristiche differenti a livello culturale, a livello anche linguistico, perché no, che sono rimaste e che hanno proprio poi generato un tipo di cultura che è sua e soltanto sua, cioè un'originalità spiccata che fa parte appunto dell'eredità poi culturale di tutti i popoli d'Europa, no? E in che cosa consiste? Consiste sostanzialmente, potremmo dire, intanto vabbè, nel retaggio celtico della anche sul piano artistico, se pensiamo nel Medioevo, tutto quello che era l'arte dei Celti, che era ben nota insomma nell'epoca lateniana, nell'età del ferro, queste volute animalistiche, questi giri, questi ghirigori, no, molto particolari, anche decorativi, che facevano parte proprio dell'arte celtica, restano invece in Irlanda a lungo e si fondono poi con stilemi di carattere prettamente medievale, quindi quelli che sono i bestiari, tutta la simbologia appunto del Medioevo, lì diventa un qualcosa di unico che poi noi troviamo ad esempio sui manoscritti, questi manoscritti miniati straordinari come il libro di Kells, per dirne una, che poi vengono portati dai monaci, e qui entriamo nel discorso di San Colombano e degli altri monaci predicatori e evangelizzatori, quindi monaci che si spostavano sul territorio. Questi libri vengono portati sul continente e vengono quindi imitati, copiati, diventano fertili di tante suggestioni che creano un'arte anche libraria, diciamo, particolare, che si sviluppa anche sul continente di derivazione irlandese. Lo vediamo per esempio nello Scriptorium di Bobbio, che oggi non esiste più purtroppo, perché la storia poi cambia, è andato disperso, ma molti dei codici miniati di ambito irlandese che erano stati prodotti nella Scrittorio di Bobbio, che è fondato proprio da San Colombano, oggi sono conservati all'Ambrosiana di Milano, e si vedono proprio queste cose particolari tipiche dell'arte insulare, dei manoscritti insulari. Però diciamo che la cosa interessante è proprio, se vogliamo parlare di retaggio irlandese, di retaggio celtico, possiamo parlare proprio anche della figura di San Colombano come un rappresentante di queste due culture. Perché? Perché lui nasce in Irlanda, nasce intorno al 540, quindi alla metà del VI secolo, in un contesto che noi pensiamo, quando noi pensiamo all'Irlanda oggi la pensiamo in un certo modo, all'epoca era profondamente diversa, non solo da quella che è l'Irlanda di oggi, ma anche da tutto quello che era il continente. Si trattava di un'isola, quindi era banalmente isolata dal resto, non c'era stata la conquista romana, non esistevano grandi città, la prima grande città fu fondata a Dublino, fu fondata dai vichinghi nel IX secolo, quindi più tardi rispetto a questo periodo, c'era una situazione anche di economia e di struttura sociale molto più, potremmo definirla, a maglie larghe, dove non esistevano dei singoli centri importanti, ce n'erano alcuni, ma erano più dei santuari, dei luoghi religiosi dove si andava a fare determinate cose in determinati momenti per determinati scopi, ma non esistevano delle vere e proprie città, dei centri urbani importanti strutturati, come invece c'erano sul continente, che erano di derivazione gran parte romana. Quindi una situazione in cui sostanzialmente la struttura sociale era suddivisa in tribù, c'erano tante tribù che si spostavano continuamente sul territorio, un'economia basata sulla pastorizia fondamentalmente, quindi sull'allevamento, quindi di spostamento anche in questo caso, con scarsa agricoltura, c'era, però insomma le condizioni meteo dell'Irlanda le conosciamo, non fanno crescere esattamente tutto, no? Quindi non erano stanziali anche per questo motivo. Esatto, c'era molto pesce, molto commercio, molta pesca, quindi c'era anche un'economia di un altro tipo proprio, no? Quindi questa situazione si riflette poi in che cosa? Nell'assenza sostanzialmente di un regno unitario, a differenza di quello che succede da altre parti, diversi potentati locali, Ori, che come sono come il paritetico del Rix di asterixiana memoria, appunto, no? Cioè questi capi tribù che però avevano anche un valore, erano dei capi guerrieri che avevano con sé anche la possibilità di essere capi villaggio e quindi sovrintendere, diciamo, ad un certo territorio. In questo caso erano molto mobili, perché le tribù, come dicevo, erano molto mobili.
E quindi mancanza di un forte potere centrale. Questi sovrani, ricks o capi, diciamo, tribù, che spesso erano in conflitto anche tra di loro, quindi una situazione difficile anche da gestire sul piano meramente politico. E un'altra cosa fondamentale, il fatto che il cristianesimo arriva dal continente attraverso i missionari, attraverso Palladio e Patrizio, circa un secolo prima rispetto all'operato di San Colombano, un qualche cosa che arriva dal continente, ripeto, non che nasce in maniera autoctona, quindi che ha un modo di pensare anche profondamente diverso e una lingua diversa, perché noi parliamo di Irlanda, nell'Irlanda si parlava una lingua celtica che era il gaelico, l'antico irlandese, c'è ancora oggi, sebbene con tutte le sue così evoluzioni nel corso dei secoli ed è minoritaria, ma all'epoca si parlava questo, non il latino. Quindi quando poi i missionari arrivano dalla Britannia, dal continente, inviati proprio per portare l'evangelizzazione, hanno un bagaglio culturale diverso, perché loro parlano latino ma si devono confrontare con popolazioni che parlano gaelico, e quindi da questo connubio nasce una sorta di dialogo, diciamo, sincretistico, in cui le due culture anche sul piano linguistico iniziano a fondersi, e i monasteri irlandesi che nascono attraverso la predicazione di Palladio e Patrizio e poi si sviluppano attraverso quella anche di San Colombano e tutti i vari missionari che hanno poi portato, ecco, e sviluppato il cristianesimo in Irlanda e poi lo hanno esportato al di fuori, creano tutta una serie di situazioni in cui la prima cosa da fare per capire le scritture che erano scritte in latino era apprendere e insegnare il latino. Questo ci spiega perché questa ossessione, possiamo dirla in senso positivo, tipica degli irlandesi nei confronti della cultura scritta, del manoscritto, l'ho citato prima, no? Quindi il copiare, il fondare scrittoria da tutte le parti, quindi dei luoghi specifici all'interno del monastero dove la scrittura aveva la sua dignità ed era importante per produrre questi codici, questo retaggio culturale scritto che poi sarebbe stato portato e serviva per l'evangelizzazione e poi per la predicazione. Questo è proprio tipico dell'Irlanda, e anche se vogliamo fare un passo oltre e andare a vedere quella che era la produzione poi che si aveva all'interno di questi monasteri irlandesi, c'era anche un'attenzione molto forte alla grammatica, agli aspetti proprio della grammatica latina, proprio perché era una lingua estera che doveva essere appresa, e erano, come spesso avviene, le persone che lo apprendono dai libri la conoscevano meglio rispetto a quelli che invece la praticavano e la utilizzavano nella vita quotidiana sul continente, dove oramai c'era già una situazione di progressivo deterioramento del latino, no? Verso un qualcosa che poi con l'apporto delle popolazioni barbariche avrebbe portato alla nascita dei volgari, no? Quindi capite che ci sono tante suggestioni in tutto questo discorso di San Colombano, che va a innestarsi quindi in un contesto dove il cristianesimo, cioè la religione che viene portata da fuori, attecchisce, diventa un modo, il monastero in questa situazione, come ho detto, molto ondivaga, dove mancavano dei punti di riferimento sul territorio forti, le città, il monastero diventa il punto di riferimento, il centro economico, il centro culturale, il centro politico di riferimento del territorio, il che spiega perché in tanti punti vengono a nascere questi monasteri. A differenza di quello che avviene nel territorio continentale, dove i monasteri sono inseriti all'interno di contesti preesistenti, anche questi già molto importanti, come quelli per esempio cittadini, o al di fuori, dove però esistono delle figure importanti come i vescovi, là invece il vescovo fondamentalmente non esiste in Irlanda, esistono gli abati che sono i grandi personaggi, diciamo, che reggono le fila della situazione, e sono appunto il punto di riferimento della comunità sia a livello culturale che a livello religioso, ma anche a livello politico. Sono i contraltari con cui questi personaggi, i ricks, questi potentati locali si interfacciano per decidere anche il da farsi, e sono i depositari della sapienza, coloro i quali hanno in mano le leggi, sanno come applicarle, e quindi sono anche coloro i quali poi dirimono le questioni giuridiche, no? Tante cose che non ci sono invece nel territorio continentale, quindi è una specificità, diciamo, tipica dell'Irlanda. Quindi quando Colombano, che nasce appunto in un contesto di questo genere, decide
lui che ce lo raccontano, no? le biografie posteriori, quella di Giona, di Giona che vive, non è un suo discepolo diretto, ma è il discepolo del discepolo di Attala, che è il secondo abate di Bobbio dopo San Colombano, scrive questa biografia di Colombano stesso, attingendo anche a testimoni che avevano visto la sua vita, ci racconta come lui fondamentalmente era una figura che sin da subito aveva l'idea di fare il monaco, ma quando inizia a avvicinarsi, diciamo, al mondo della cultura e al monachesimo stesso, lo fa attraverso un passaggio fondamentale, che è quello dell'istruzione attraverso le figure che all'epoca, al di fuori dei monasteri e anche spesso a fianco dei monasteri stessi, detenevano diciamo il monopolio della cultura, che erano i bardi. I bardi, che sono una tipica casta, tra virgolette, una classe sociale presente nel mondo del retaggio celtico, che possiamo noi derubricarli, insomma, in maniera forse un po' sbrigativa come cantastorie, ma erano coloro i quali erano i depositari di tutta la storia, della cultura, delle mitologie, di tutta la cultura in senso lato a 360 gradi del loro paese, della loro storia, dell'Irlanda, no? E quindi Colombano viene istruito da un bardo, da cui apprende tutto questo retroterra, retroscena culturale di storie, di miti, di divinità. La elabora, impara anche il latino e impara le scritture, legge le scritture e mette insieme le due cose, quindi da lì nasce il suo messaggio particolare, che è un po' come quello che era avvenuto anche in parte a Patrizio, pur non essendo irlandese, ma ovviamente di origine aliena rispetto veniva dalla Britannia, insomma, quindi era comunque un personaggio che apparteneva ad un contesto che era già molto romanizzato, no? Per questo viene inviato. Invece San Colombano era un irlandese che diventa pian pianino un, tra virgolette, cristiano, e quindi anche acquisisce anche quella che era la cultura diciamo cristiana, che era stata elaborata sul continente, e poi a sua volta inizia a fondare monasteri, quello per cui noi ricordiamo la grande importanza e il grande contributo che Colombano ha dato nella storia d'Europa è l'aver fondato dei monasteri, avere quindi esportato non solo la fede ma anche tutta questa cultura di cui si parlava prima e averla radicata sul continente, in Francia, ma anche in Svizzera, nell'odierna Svizzera, chiaramente l'odierna Francia erano all'epoca regni con confini e concezioni completamente diverse, regni franchi in conflitto tra di loro, per cui lui stesso, che era un tipico irlandese, un fegataccio potremmo dire, si trova anche a avere a che fare con questi sovrani, ci va un po' d'accordo, poi litiga, questi ad un certo punto lo cacciano addirittura dal regno franco, i burgundi ci va a litigare insieme, viene cacciato, viene rispedito in patria, ma qui avviene un miracolo, perché sulla nave messa proprio in barcone, spinto via per ritornarsene in patria, viene fermato in Bonaccia da un intervento che si interpreta come divino, quindi non può più proseguire, non può tornare indietro, quasi che la missione sua fosse stata prestabilita, che era quella di predicare sul territorio invece continentale. Quindi torna indietro e ricomincia dove aveva lasciato il suo lavoro, e quindi a predicare e a fondare monasteri sul territorio. Tutti questi monasteri hanno anche una funzione non solo di presidio del territorio, ma anche un'altra cosa fondamentale che fa il monachesimo irlandese, che è quella di divulgare, di evangelizzare, di portare la parola di Cristo, quindi la buona novella, insomma, come la vogliamo chiamare, sul territorio, facendo proselitismo, quindi creando dei centri di irradiamento e di conversione delle popolazioni che in gran parte erano ancora pagani. Quindi si crea questo dialogo, ecco, tra paganesimo e cristianesimo attraverso queste fondazioni colombaniane. Un'altra cosa fondamentale che vorrei introdurre è anche la differenza fondamentale attraverso la quale noi comprendiamo anche la mentalità e l'impatto che Colombano e tutti in generale i monaci irlandesi hanno avuto sul continente, cioè il